Uno smartphone da gaming come il ROG Phone 3 non può basare il suo appeal solo sull'hardware. Serve un software che faccia da ponte tra hardware e giochi per poter sfruttare al meglio le sue caratteristiche. Ecco perché Armoury Crate e Game Genie sono elementi molto importanti all'interno dell'esperienza gaming pensata da ROG e permettono un livello di personalizzazione unico all'interno del panorama smartphone in questo ambito. Con questo video vogliamo mostrarvi cosa permettono di fare, ricordandovi di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare le notifiche cliccando sulla campanellina. Al primo avvio del ROG Phone 3 è praticamente impossibile non notare l'applicazione Armoury Crate, visto che la sua icona è piazzata nella parte bassa centrale dell'interfaccia. Eccola qui. Questo fa capire fin da subito l'importanza data da ROG a questo software che è all'atto pratico fondamentale per personalizzare al meglio l'esperienza di gioco offerta dal telefono. Come si può vedere, una volta avviata si possono osservare due sezioni principali. Una si chiama libreria gioco, l'altra invece si chiama console. Nella descrizione delle caratteristiche di Armoury Crate partiamo appunto da libreria giochi, che è una sorta di hub che mostra tutti i giochi installati all'interno del telefono. Tuttavia non fa solo questo, perché nella parte destra si possono osservare due pulsanti, uno dedicato appunto all'avvio del gioco, l'altro invece si chiama profili scenari e mostra diverse impostazioni che si possono applicare al gioco una volta avviato. Partiamo quindi a descrivere le impostazioni presenti in questa parte dell'interfaccia dalla parte touch. Come si può vedere ci sono tantissime opzioni differenti. Si può ad esempio impostare una diversa sensibilità dello scorrimento, si può aumentare oppure diminuire la precisione dello scorrimento, aumentare o diminuire la sensibilità al tocco e, oltre a questo, è possibile anche abilitare il blocco della parte più esterna del touchscreen. In questo modo si possono evitare i tocchi involontari. Passando invece alla schermata dedicata al display, è possibile attivare un anti-aliasing che va ad aggiungersi a quello già disponibile nei giochi. Inoltre è possibile impostare una frequenza di aggiornamento particolare per ogni titolo. Quindi possiamo dire ad esempio che all'avvio di Call of Duty il refresh rate passi a 144 Hz, oppure diminuirlo nel caso in cui non se ne abbia bisogno. Passando invece al pannello performance, è possibile impostare diversi profili che determinano le prestazioni del telefono in base all'applicazione. Ad esempio qui si può impostare una modalità comunque spinta dedicata ai giochi, oppure una ancora più spinta chiamata sintonizzazione hardcore. Una volta attivata, questa dà il controllo di diversi aspetti decisamente interessanti e anomali per il mondo smartphone, in quanto è possibile, come si può vedere, impostare un livello superiore di controllo della temperatura, cioè impostare un limite più alto oltre al quale il telefono diminuisce le prestazioni all'aumentare della temperatura. Un controllo piuttosto particolare, e la stessa cosa si può fare sia per la CPU che per la GPU. Entrando invece nella modalità avanzato, si possono addirittura impostare tutta una serie di parametri fini per regolare le impostazioni. Anche questa una cosa che non avevamo mai visto se non nel ROG Phone 2. Continuando sempre in questo menu, troviamo questo slider che permette una pulizia della memoria una volta avviato il gioco. Questo in teoria dovrebbe aumentare le prestazioni, tuttavia, vista la grande quantità di RAM che è disponibile in questo telefono, l'effetto non è evidente. Nel pannello rete troviamo diverse impostazioni per migliorare la qualità della connessione, una cosa utile soprattutto durante il gioco online. La prima permette di bloccare il passaggio della rete mobile al wifi mentre si sta giocando. Questo è utile perché potrebbe causare una disconnessione dalla partita che si sta facendo. È possibile poi limitare la sincronizzazione dei dati in background, anche questo per andare a aumentare la banda disponibile. Oppure, attivando l'impostazione Hyperfusion, questa valuta la qualità della linea Wi-Fi e, se è mediocre, dà la priorità alla linea mobile. In questo modo si evita di utilizzare connessioni Wi-Fi dalle prestazioni scadenti durante il gioco.
Passando alla schermata dedicata agli Air Trigger, ci sono diverse impostazioni, ma come vedremo è molto più semplice gestire gli Air Trigger, che ricordiamo sono i due controlli aggiuntivi posti sul bordo alto, è molto più semplice gestirli direttamente durante il gioco. Per cui passiamo oltre. Infine, le ultime due impostazioni permettono di adattare i controlli, ad esempio a mouse e tastiera o al pad che viene venduto separatamente rispetto al ROG Phone, oppure si possono creare delle macro. Questo per ogni singolo gioco installato all'interno del telefono. Ogni gioco poi ha una schermata in cui è possibile vedere i video che vengono registrati durante le partite e gli screenshot, così da avere anche questo tutto in un unico punto. Passando invece al pannello console, qui vengono mostrate diverse statistiche relative al telefono, come la velocità della CPU con relativa temperatura, temperatura che viene mostrata anche per quella di sistema, stessa cosa per la GPU, memorie libere e infine qui c'è un tastino, anche se non si vede, in cui è possibile attivare la X-Mode, che è la modalità massime prestazioni disponibile sul ROG Phone. Sulla destra invece sono disponibili ulteriori controlli dedicati a Game Genie, agli Air Trigger e alla gestione della ventola e del sistema di illuminazione del telefono, che potete vederlo sul retro, eccolo qua. Allora, come vedremo dopo, Game Genie è una sorta di overlay che viene mostrato facendo uno swipe da sinistra verso destra durante il gioco e che dà accesso a, in pratica, tutte le funzioni che abbiamo visto ora, le dà disponibili direttamente mentre si gioca. È possibile, ad esempio, scegliere quali giochi possono usare Game Genie, tra quelli installati, oppure decidere la visualizzazione degli elementi che vengono poi mostrati nell'overlay, oppure ancora gestire tutte le applicazioni abilitate all'utilizzo della rete durante il gioco. Nelle impostazioni dedicate agli Air Trigger, invece, come sempre c'è un tutorial, non è sempre tradotto benissimo, però è comunque molto completo. Ad esempio, è possibile impostare una diversa sensibilità al tocco degli Air Trigger, che vengono attivati così in base alla forza che si desidera. Oppure è possibile dividere in due questi pulsanti. In pratica, invece che due tasti, con questa funzione se ne possono ottenere quattro, come si vede anche dalla grafica. Nelle impostazioni di trascinamento si può invece impostare un'altra gesture, il trascinamento, appunto, che permette, ad esempio, questa può essere utile per il cambio di arma in uno sparatutto. E qui troviamo ulteriori impostazioni per personalizzare il trascinamento che abbiamo appena visto. In pratica, il sistema di controllo del ROG Phone 3 è impostabile in tantissimi modi e si adatta davvero a tutte le esigenze di cui si ha bisogno. Tornando al menu, mancano ancora le ultime due impostazioni disponibili. Questa permette, una volta collegata la ventola esterna, che ora noi non abbiamo inserito per comodità, permette di gestire la velocità di rotazione. Da qui invece è possibile gestire il sistema di illuminazione. Ci sono anche qui tantissime impostazioni, si possono addirittura sincronizzare più ROG Phone con la stessa illuminazione. Diciamo che il livello di personalizzazione è davvero molto alto, ma non tutte queste funzioni poi verranno utilizzate dalla maggior parte delle persone. Per concludere la carrellata di funzioni dedicate al gaming disponibili sul ROG Phone 3, vogliamo mostrarvi Game Genie, che è questo overlay che si attiva con uno swipe da sinistra verso destra e che contiene diverse opzioni che abbiamo visto già anche prima, ma qui sono disponibili direttamente durante il gioco. Da qui è possibile, ad esempio, attivare la modalità non disturbare, oppure bloccare la luminosità dello schermo, che può dare fastidio se viene modificata dal telefono in modo automatico durante il gioco. Oppure ancora si può decidere di passare alla modalità solo dati, questo sempre per evitare il passaggio dalla connessione dati a quella Wi-Fi. Si possono disattivare le chiamate, anche questo sempre per non essere disturbati. Questa funzione invece permette di attivare queste informazioni in tempo reale, che sono abbastanza particolari perché mostrano l'utilizzo della CPU e della GPU, il livello della batteria, la temperatura e soprattutto il frame rate, che è una cosa che non è possibile fare normalmente con gli altri smartphone. Sempre da Game Genie si può attivare la modalità automatica per il refresh rate, che può essere anche invece impostato a 60, 90, 120 e 144 Hz.
Infine, in questo pannellino qui è possibile velocizzare il sistema, anche qua è una funzione che, vista la potenza disponibile, non serve più di tanto. Si possono creare macro, si possono registrare video, oppure si può attivare un mirino. Una delle funzioni più utili che abbiamo trovato in questo pannello riguarda gli Air Triggers, che proprio da qui possono essere personalizzati al meglio. I due pulsanti sulla scocca possono essere infatti associati a comandi altrimenti deputati al touchscreen, semplicemente entrando nel menu di configurazione e trascinando sullo schermo i due selettori nelle opportune posizioni. Nel caso di uno sparatutto come Call of Duty Mobile abbiamo associato il trigger sinistro alla mira e quello destro invece al fuoco, migliorando in questo modo in modo notevole l'esperienza di gioco. Come abbiamo visto, Arbory Crate e Game Genie sono due elementi molto importanti per uno smartphone da gaming come il ROG Phone 3. Insieme mettono a disposizione tonnellate di opzioni per personalizzare l'esperienza di gioco e soprattutto il sistema di controllo, fondamentale per differenziare questo smartphone dagli altri. In definitiva, Asus è riuscita a creare il giusto connubio tra hardware e software con questo ROG Phone 3, un requisito indispensabile per sfruttare al meglio le tantissime funzioni messe a disposizione da questo smartphone da gaming.